iniziato la canzone in Caraibi con un personaggio che vedete qui in prima fila, di Donato Stena, che è un mio fratello amico. E quell'anno mi ha fatto incontrare una tradizione musicale venezuelana straordinaria, che è quella portata, conosciuta in tutto il mondo grazie alla voce di Mercedes Sosa. E io, per salutarvi, ho scelto tre canzoni il cui contenuto incarna ciò che davvero ho nel cuore e vorrei trasmettere. E a volte le parole dei canti possono essere più efficaci delle parole che riusciamo noi a improvvisare, a dire in maniera sbozzicata e anche a volte interrotta dall'emozione. Prima di presentarvi la prima canzone, che vorrei proporvi anche un'altra riflessione che questa mattina ho fatto sul tempo. Il tempo è una sfida incredibile nella vita di ciascuno di noi, perché a volte il tempo non basta, oppure il tempo è anche tanto. E allora mi sono così un po' appoggiato alla tradizione classica, come i greci definivano il tempo. E ci sono due definizioni che sono straordinarie per mettere a fuoco una dimensione quantitativa che è il cronos, no? Il tempo che passa, che ci divora, che ci consuma. Ed è straordinario di trovarlo nella mitologia greca, Cronos che divorava le proprie creature, così come noi rischiamo di essere divorati dal fare. E c'è un'altra dimensione, quella del Kairos, che è la dimensione qualitativa, la dimensione di un tempo che significa, che io penso che possa coincidere con l'essere, da un lato il tempo che passa quantitativo, dall'altro il tempo che è propizio, il tempo ricco di qualità, il tempo dell'essere. E io penso che abbiamo avuto la capacità di non farci divorare dal tempo in questi tre anni, di non farmi divorare e in qualche modo di contagiare anche chi è stato vicino, ma penso tutta la scuola, perché ciascuno di voi è un posto significativo per me, anche quelli che pensano di non essere stati sufficientemente guardati, però sono molti, tutti che mi porto dentro. E questo è grazie a questa dimensione del Kairos, dell'essere, che è una dimensione che noi educativamente siamo continuamente chiamati a osservare e a mettere in gioco, altrimenti la vita diventerebbe noia, tempo che passa senza senso. Allora, tutto cambia. È stata scritta da Giulio Neumauser nel 1982, un cantante cileno. E la storia del Sud America è una storia straordinaria che dal punto di vista macroscopico mette in evidenza dolori enormi, tragedie, che noi possiamo soltanto vederci di suonare dentro nelle piccole tragedie, ma che comunque sono tragedie e sofferenze che accompagnano a volte la nostra vita. Mercedes Sosa ha portato questa canzone alla celebrità a livello internazionale ed è diventato questo brano il simbolo della lotta per la libertà, della libertà e del cambiamento. Cambia quello che è superficiale, quello che è apparente, ciò che è in superficie, e cambia a volte anche ciò che abbiamo nel cuore, nel profondo. Cambia il modo di pensare e cambia tutto in questo mondo. Sto citando le parole più importanti di questa canzone. Cambia il clima nel tempo, cambia il nido l'uccellino, cambia l'amante il suo sentire. Cambia rotta il viandante, anche se allunga la sua strada. Cambia il sole nel suo corso quando la notte se ne va. Cambia la pianta e si veste di verde la primavera.
cambiano dell'anziano i capelli, e così come tutto cambia, che io cambi non è strano, ma non cambia il mio amore, per quanto lontano sia.